Onorevole Costa, però la riforma degli enti locali è andata in porto con tante sofferenze, soprattutto nella città metropolitana di Cagliari. Qual è il suo pensiero? La città metropolitana è una straordinaria opportunità per Cagliari e per la Sardegna, perché finalmente si introducono degli elementi di razionalizzazione e di organizzazione nella più vasta area urbana di Cagliari. I problemi comuni possono finalmente essere affrontati in maniera comune, penso al problema del trasporto pubblico, al problema della grande viabilità, in prospettiva anche al problema della raccolta dei rifiuti. Tutta la vicenda però è stata impostata malissimo, nel senso che ha creato una contrapposizione tra Cagliari e il resto dell'isola, che oggi si vede diminuita per questa nuova istituzione. E tutto questo è stato fatto proprio perché la città metropolitana è stata presentata da chi l'ha proposta come un soggetto che drena risorse a scapito degli altri comuni, a scapito delle altre aree della Sardegna, cosa che assolutamente non deve accadere. Per di più sono state rivitalizzate le quattro vecchie province e questo non ha fatto altro che creare diffidenza, in particolare da parte di quelle aree che, come la Gallura e come l'Ogliastra, che avevano visto nelle istituzioni delle nuove province 10 anni fa una prospettiva di affrancamento rispetto a antichi potentati, quali quelli di Sassari e quelli di Nuoro. Quindi tutta la questione è stata impostata a male, la legge è un grande pasticcio e temiamo che questo avrà ricadute pesanti nei confronti degli amministratori locali che si troveranno a gestire situazioni sempre più complesse e anche in capo ai cittadini. Quindi lei salva solo la città metropolitana di Cagliari? Io penso che la città metropolitana sia una grande opportunità. Ma così come è stata fatta però, con quei comuni, come l'avrebbe fatta lei? Io l'avrei fatta più ristretta, mi pare che sia diventata più ampia del necessario, anche questo è stato fatto senza una logica precisa. E io penso che sarebbe stato meglio partire con un'area ristretta. Anche l'istituzione della provincia Sud Sardegna dovrebbe essere provvisoria? Teoricamente provvisoria, noi vigileremo perché sia davvero provvisoria, tutto dipende da come andrà la vicenda della riforma costituzionale che per motivi incomprensibili non è stata agganciata anche alla riforma dell'articolo 43 dello Statuto che il Consiglio regionale ha approvato già 5 anni fa e che mira appunto a cancellare le province a seguito del referendum 3 anni fa, ho sbagliato dato. La ringrazio, onorevole Costa.